Ciao ragazzi, oggi faccio vedere cosa metto nella mia agenda. Quelle pagine sono nuove, alcune saranno pienissime di impegni e di annotazioni di cosa devo scrivere nel mio blog. Sono tre blogger, no, tre siti blogger, sono tre pagine diverse di blogger, però sempre tutti insieme in un solo indirizzo email. Se volete contattarmi, scrivetemi a tespinaci@gmail.com. A questo indirizzo ho fatto Blogger Plus con il nome Tespinaci Accessori. Da questo corso gestisco dei blog. Ho iniziato da poco a scrivere questi blog. Uno parla di cucina. Un altro di arte, storia e letteratura che ho appena cominciato a fare solo l'arte. Fra qualche mese metterò anche letteratura e storia quando avrò più tempo per fare un riassunto di quello che devo mettere. Un altro riguardante la mia sartoria, le creazioni che creo di borse, portafogli, accessori. Metterò anche degli abbigliamenti che io creerò tramite una spiegazione e cartamodelli non scaricabili. Perché ancora non so come scaricare, mettere il posto col download. Allora, iniziando, che vi faccio vedere. Questa è la mia agenda. Poi sono vari appunti, varie cose, come la creazione. Questo è un portamatite che sto creando. Anzi, no, già vi ho fatto il video parlo di questo portamine. Farò un video in futuro per far vedere come si realizza. Questo è un abito che dovevo creare per una mia amica, che non ho potuto creare perché lei non si è sentita di farmelo fare, vari oggetti. Qui un altro, questo è un portacellulare, poi questo ho fatto un video di presentazione. Farò anche questo un video tutorial quando avrò tempo e quando mi permetteranno di farlo, perché non ho una camera adatta, quindi quando avrò una stanza adatta vi farò il video tutorial di queste cose. Vabbè, questa è la pagina introduttiva. Qui ho tutte le biblioteche dove vado io per prendere i libri in prestito. Ho scritto indirizzi come il numero di telefono, il sito internet, le mail e altre cose. Qui invece c'è tutti i compleanni dei miei amici, dei miei parenti. Qui dopo ho iniziato a scrivere come arrivare alla metro, a una biblioteca con la prima valle. Di vari indirizzi email che mi interessavano, che mi sono stati dati. Vabbè, qui inizia l'anno e vari appunti dei varie ricerche che dovevo fare. Qui c'è una traduzione. Questo giorno ho tutti buona Epifania, come potete vedere. Io ho fatto una traduzione, come potete vedere. Io non so leggere in inglese. Vediamo cosa succede. In inglese non la leggo perché non sono capace. Vi leggo a lezione, non è una gran coda, ma io sono una sorta di collegato a essa. Non so perché l'ho tradotta, perché dove l'ho presa, mi piaceva e l'ho tradotta però non so che cosa in quale contesto l'ho trovata, non mi ricordo. Poi qui ho dove dovevo andare, cosa dovevo comprare, dove sono andate, cose varie. Poi qui è quando ho creato il mio sito Pinterest, dove metterò quello nel box informazioni insieme ai tre blogger che faccio, e tutti i post correlati e anche la mia pagina Facebook e tutte le creazioni che metto. Poi qui ho scaricato
dei video che mi interessavano. Questa è il simbolo della protezione che ho trovato da internet, ho preso da internet. Poi qui ho scritto che all'inizio di carnevale, 17 febbraio, dove abbiamo fatto i castagni per l'amico di mio padre. Poi qui ho la lista della spesa del 18 e il 19, la festa di mia nonna. Sono tutti gli invitati e cosa abbiamo creato. Però sono piccole cose, abbiamo fatto tipo dei fettuccine col sugo, col ragù, il coniglio, il pollo, le patate al forno, che so, le patate hanno schifezza perché non sono cotte, tutte che stai quasi 2 ore dentro al forno, erano crude. Poi qui vabbè tutte le cose che ho fatto nel mese di gennaio, come ad esempio prendere l'antibiotico influenzale in questo periodo. E qui sempre ho fatto il 29, ho fatto le castagnole, poi ho iniziato Dunque ho sbagliato, il 17 febbraio, la carnevale è il 17 gennaio, non il 17 febbraio. Poi qui quando ho riportato delle cose a una cliente, io lavoro come sarta, e mi aveva pagato, quindi ho messo cosa gli ho fatto e il prezzo. Per cui vabbè sono tutte cose appunto che ho fatto, tipo ho fatto una gonna per una bambina, salopette, cose così, era per un regalo. Vabbè, qua tutti gli appuntamenti, ad esempio io ho fatto la crostata. Qui il ciambellone, la cioccolata, tutte cose che ho iniziato a fare. Vabbè, tutte le annotazioni che ho fatto, di quello che facevo e non facevo. Dopo ho iniziato a scrivere più là gli appunti di quello che dovevo scrivere nei miei blog, come vi ho detto prima, e non sapevo che cosa fare. Ho detto appuntamenti, dove sono andata, cosa ho fatto, perché qui alcuni giorni sono vuoti, come potete vedere. Qui ho scritto gli appunti per un video che ho fatto e che devo mettere. Ancora devo mettere, però alcune cose già ho scritte sui blog di sartoria, quindi non preoccupatevi, il video in futuro lo metterò quando avrò la linea un po' più decente. Sì, non ho messo niente perché mi sa che stavo male, quindi non... Siamo alla fine di maggio, inizio giugno. Qui ho messo sempre di qua, anzi scrivo sempre, il 2 giugno a Cassa Repubblica, che mi sono messa alla parata e poi ho fatto il pranzo a mia nonna, che quel giorno era fuori di testa, era incontenibile, non sa reggere perché sta poco bene, la testa non ci sta più, quindi ho avuto un po' di problemi quel giorno perché poi mia madre non c'era, era uscita con una parente, quindi era incontenibile, non riusciamo a stargli dietro perché faceva cose che non doveva fare. Quindi è stato un giorno tremendo, non c'è stato un giorno di festa, un giorno tremendo. Poi qui alcune altre creazioni che devo mettere, ho fatto pure questo in video, sa che era collegato con quell'altro, però non ci vorrei insistere. Sono solo dei video diversi, però sempre cose di creazioni. Questo è il video di cosa devo dire nel video di Portaghiera, che poi ho totalmente stravolto perché non sono molto da programmare un video, un post, non sono proprio il tipo. Io
quello che mi viene in mente, dico, parlo e quindi ho totalmente stravolto tutto. Questo infatti era il video dei portachiavi, che mi metterò in futuro nel canale. Comunque nel blog ho già inserito il post di come si creano. Beh, qui vabbè, tutte le cose, i compleanni e cose varie. Qui era sempre un'altra creazione, sa, questi erano dei portamatite, e due tipo portamatite che però ho messo solo all'inizio, dopo stavo, non mi andavo più, scrivo, ho iniziato a parlare a manetta e ho creato il video poi di questo. Qui non ho fatto niente perché mi sono scordata, non avevo appuntamento, non ho scritto niente. Io ho iniziato a riscrivere gli appuntamenti, cose varie. Qui ho iniziato a riscrivere ultimamente, siamo a luglio, quasi a metà di luglio, e in questi giorni, questa ho fatto in questa settimana e la prossima, ho scritto quando devo scrivere il blog, perché io scrivo nel giorno di questi, poi sono sempre gli stessi senza rendermene conto, ma a volte mi dimentico di scrivere i post, quindi passano settimane, quindi ho iniziato imparandomi a impormi di scrivere tutti i giorni specifici nel blog cosa devo scrivere. E perché sennò, cioè, non mi ricordo più, non so che cosa ho messo, se, poi se scrivo le stesse cose. Quindi i giorni che io scrivo nel blog sono martedì, giovedì e sabato. Il martedì riguarda il blog di arte, letteratura e storia, che questa settimana ho scritto i Bernini. La prossima, questa settimana ho scritto Borromini, e la prossima non lo so, vediamo un po' come gira. Il giovedì ho scritto quello della cucina, che ho scritto la ricetta della crostata come faceva mia nonna, e sabato scorso ho messo quello della sartoria, ho messo il portafoglio in lana e quello a tartaruga, che vi ho fatto un video. Vi ho inserito il video tempo fa, e sotto vi metterò il link correlato a questo portafoglio. Questa settimana, nel frattempo, io ho fatto solo questa, oggi siamo al 22, non ho scritto veramente niente, ho scritto solo sul blog, il Borromini. Giovedì devo scrivere la ricetta del ciambellone, e sabato 26, portafoglio in stoffa. E questo ancora vi devo mettere, ho fatto il video però ancora devo mettere, perché ancora ho altri video, quindi sto aspettando a metterlo per il video, perché aspetto prima di mettere tutto sul blog, dopo inserisco il video. Questo è il progetto per questa settimana. Poi la prossima non penso che lo ah sì, fino al 2 ho lo scritto, perché dopo il 2 io parto e quindi non ho internet appresso, perché sono molto PC, e andando sul paese non ho una connessione internet, quindi non posso scrivere. Quindi fino al 2 scrivo quello, e poi quando ritornerò dopo il 15 agosto continuerò a fare altri post. Quindi nel frattempo nell'agenda scrivo quello che spero di dover scrivere. Quindi fino al 2 scrivo, quindi il 29 per esempio metto sempre un blog di arte e Borromini. Il giovedì metterò la ricetta del pesto genovese che ho preso da internet, però l'ho rimodernato a mio gusto, perché facendo in quella maniera mi serviva troppo forte, troppo aglio, e mi metterò sia la ricetta originale di come l'ho creata la prima volta e dopo la modifica. E poi il sabato, l'ultimo sabato, che sarebbe il 2 agosto, mi metto il portacellulare, due portacellulari che ho creato. Poi ne creerò un altro e vi farò vedere come si farà. Comunque
Questo qua è collegato sempre al video delle creazioni del portafoglio, delle borse varie. Questo è tutto fino al 2 agosto, spero che vi sia d'aiuto quello che ho scritto nella mia agenda e che vi faccia prendere spunto di, comunque sempre di consultare l'agenda, perché è una cosa molto utilissima secondo me. Io non l'ho mai utilizzata e francamente sono trovata molto male e facevo cose che mi scordavo sempre di fare, non facevo mai, e quindi poi se non andavo a scuola non facevo i compiti perché non avevo l'agenda a portare in mano, non era l'agenda come lo dicevo io. Poi mi ha detto: senti, prendi un'agenda, scrivi tutto quello che vuoi. È una cosa un po' più utile rispetto a tante altre agende come i diari scolastici, che non, cioè alla fine non hanno senso. Io quando a scuola avevo un'agenda che era la metà, era un quarto di questa, era piccolina, era giusto, era la metà di questa, quindi scrivevo piccolissime tutte le cose che dovevo fare, la portavo sempre in tasca, la consultavo sempre, era una cosa favolosa. Poi quando finito scuola ho lasciato perdere perché non mi serviva più. Dopo hanno creato questo canale YouTube anche su Google Plus. Non riuscivo a parlare, non sapevo come spiegare cose a voce, perché io a voce sono molto imbranata, però non scrivere mi piace tanto. È una cosa che mi è sempre piaciuta, scrivere. Anche se scrivevo cavolate, però io capivo cosa scrivevo, quindi dopo ho pensato, vabbè, crea un blog, scrivo quello che mi piace, scrivo di cucina, scrivo di arte, scrivo la sartoria, quello che io so fare, però la sartoria è un po' più difficile perché dovrei spiegare come si creano i cartamodelli, quindi è un problema. E quindi d'abbigliamento scrivo poco, preferisco farvi disegni di modelli che devo fare. È più facile creare le borse, spiegarvi le borse, come si creano e cose varie. Allora ho detto, vabbè, prendo un'agenda, scrivo quello che devo dire, che devo scrivere, così è più facile. Questo per facilitare me, per farvi capire al più chiaro quello che voglio scrivere, che voglio fare. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e mi raccomando, tanti pollici in su e niente in giù. Un bacio, alla prossima, ciao.